C'è la firma del Premier Matteo Renzi al patto che sblocca per Napoli 308 milioni. L'intesa è stata siglata questa mattina in prefettura con il sindaco De Magistris e si tratta di un documento destinato a cambiare il volto della città. Dalla demolizione delle vele di Scampia ne resterà solo una che sarà sede della città metropolitana, al depuratore per Napoli Est, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il completamento dell'anello della linea 1 e 6 della metropolitana. Fondi sono destinati anche al recupero degli edifici e delle scalinate storiche della città, alla manutenzione degli immobili privati e dalle opere di consolidamento del Reale Albergo dei Poveri. Siamo soddisfatti perché da quando c'è stata la convocazione da parte del sottosegretario De Vincenti, che ringrazio, c'è stata una cooperazione istituzionale massima. Io credo che non più di due settimane si è raggiunto un accordo sostanziale e poi formale. Questo a dimostrazione che quando le istituzioni dialogano nei tavoli istituzionali si riescono a raggiungere risultati importanti. Siamo soddisfatti anche per un altro motivo, lo accennava il sottosegretario professor De Vincenti poco fa. Sono progetti della città metropolitana, quindi non è una programmazione calata dall'alto, bensì anche il frutto di anni di amministrazione, di confronto, di dialogo anche con i cittadini e anche con le varie articolazioni della nostra città. E poi si intravede una strategia complessiva che si va a inserire con la programmazione anche dei fondi europei attraverso il rapporto con la Regione Campania e con il Presidente De Luca che oggi è qui presente. Poi veramente siamo soddisfatti del dato che si tratta di interventi che insistono soprattutto su bisogni reali della nostra area metropolitana. Brevemente ci ritorno. Io credo che il risultato delle vele sia ascritto a un risultato storico del Paese, non è un tema napoletano, perché quelle immagini fanno sempre il giro del mondo come se Napoli fosse solo comorra perché c'è le vele. Invece chi conosce le vele sa che là c'è la centralità della umanità, probabilmente, certe volte considerata invece solo degrado. Quindi finalmente andiamo a restituire dignità anche materiale a chi per tanti anni non l'ha avuto. Lei ricordava bene anche l'intervento su Napoli Est, sul depuratore. Questo è un altro intervento strategico, perché sarà prodromico a un risultato che i napoletani hanno sempre un po' sognato, considerandolo quasi un obiettivo utopistico, cioè farsi bagno a Napoli. E questa è una cosa molto importante, come le infrastrutture. Napoli in questo momento soffre molto sul trasporto. Presidente del Consiglio, Presidente della Regione Lozano, soprattutto sul trasporto su gomma. Qui abbiamo interventi importanti per la mobilità, non solo metropolitane, ma anche tram veloci e altri interventi significativi. Poi vorrei sottolineare un momento storico in cui tanti di noi si sono soffermati, che hanno responsabilità istituzionali, su quanto sia importante prevenire. Abbiamo visto dopo il terribile terremoto del 24 agosto. Beh, molte risorse qua vanno nella messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, dell'edilizia pubblica e agevolazioni anche per l'edilizia privata. Senza poi mancare, oltre agli interventi, vado ovviamente per titoli per non sottrarre tempo, poi nel dettaglio i documenti sono chiaramente a disposizione di tutti, c'è periferia, c'è rigenerazione urbana, ci sono infrastrutture, ma c'è anche appunto i luoghi storici e monumentali artistici della nostra amata Napoli, non solo, ma anche degli altri comuni e delle altre aree della città metropolitana, perché questa città sta registrando, lo dicevo poc'anzi prima di entrare al Presidente del Consiglio, dei risultati mai ottenuti dal punto di vista turistico-culturale. Quindi credo che questa, e mi avvio appunto a concludere, è il modo migliore per improntare un corretto rapporto istituzionale per i prossimi anni. Io credo che noi abbiamo raggiunto un altro obiettivo, e mi permetto di dire, per una democrazia matura, un grande obiettivo, cioè quello di riuscire a tenere separata la dialettica politica, anche le diversità politiche che possono essere forti, fortissime, medie, deboli, a seconda dei casi, e invece un corretto ed efficace dialogo tra le istituzioni ai massimi livelli. E come è stato detto a Bari, credo anche dal Presidente del Consiglio, se non ricordo male, i sindaci per il futuro hanno l'obiettivo di decidere insieme ai cittadini che fare dei loro territori. Con questo accordo si è lavorato in questa direzione. Si è lavorato da parte vostra tenendo in compito
devo essere sincero, senza nessun tipo di volontà di interferire o di cambiare quelle che erano le idee della città, e da parte nostra abbiamo dato tutta la disponibilità a rivedere se ci fossero delle cose che non andavano bene. Quindi questo è il metodo, noi siamo qui semplicemente per garantire il massimo di cooperazione istituzionale nell'ambito di quelli che sono gli impegni previsti dalla Costituzione Repubblicana. È un giorno bello, un giorno dove ci siamo presi degli impegni, adesso tutti insieme a lavorare per questi impegni.